benvenuti a tutti finalmente al webinar molto atteso in queste ultime ore, in attesa appunto della firma del decreto. Voglio precisare una cosa molto importante, che al momento il decreto del Presidente del Consiglio riguardante il Superbonus 110% non è ancora firmato. Questo cosa vuol dire? Per essere chiari per voi e sempre corretti, nella massima trasparenza che ci contraddistingue. Io e la dottoressa Carmen Padula abbiamo deciso di fare un webinar dopo una settimana dell'emanazione, anzi della videocomunicazione. Carmen è pronta, perfetto. Stiamo già andando anche, mi dicono dalla regia, Carmen è pronta. Saluto intanto tutti quanti voi. Carmen intanto la vede, la vedo e tra un poco gli do anche la... gli do il video. Insomma, stavo dicendo e voglio precisare, ed è giusto che voi lo sappiate e condividiate questo concetto, al momento le informazioni che vi stiamo dando sono relative alla bozza di decreto, chiaramente passerà al 90%, ma dobbiamo sempre capire e applicare quello che l'Agenzia delle Entrate poi emana successivamente ai decreti leggi. O al DPCM. Che cos'è il DPCM? È il decreto d'urgenza del Presidente del Consiglio che non passa nel Parlamento, giusto per essere chiari quale sia la differenza tra tutti i vari passaggi. Allora, intanto siete diventati quasi 700 e vi dico che al momento le notizie riguardanti, diciamo, il decreto sono alcuni. Mi voglio un attimo presentare, se mi permettete, perché alcuni di voi non mi conoscono e quindi preferisco dirvi un attimo chi sono, semplicemente con due informazioni, due slide brevissime. Sono un investitore immobiliare perché da anni faccio questo e da anni poi ho scritto qualche libro per potervi anche condividere quello che io ho imparato nel tempo e tantissimi errori che ho fatto in questi anni, e quindi li voglio condividere con voi e li ho condivisi attraverso un libro. Successivamente sono diventato, 6 anni fa circa, ho cominciato a insegnarlo, anche tutto ciò, ma principalmente a chi di voi vuole poi applicare tutto ciò, e quindi l'ho fatto. Ma principalmente parto e faccio tuttora investimenti immobiliari, nel trading, nella gestione di immobili a reddito, dove mi sento tra l'altro più specializzato, e in particolare in quello internazionale. Dopo questi 30 anni di lavoro negli Stati Uniti e anche in Europa, ho iniziato poi a fare le operazioni in Italia con successo, con un discreto successo e con tanti soci, amici e tante persone che possono condividere con me questa esperienza. Tra queste persone c'è chi ha contribuito con me a creare un blog immobiliare, che è quello che è antonioleone.net, che mi ha permesso poi di farmi conoscere a tanti di voi. Ecco, questi sono i tre libri che ho scritto, poi ne parleremo dopo. Intanto io qui voglio un attimo fermarmi con la condivisione e partire immediatamente alla presentazione del attuale mio partner nelle operazioni immobiliari, in particolare nello sviluppo del Superbonus 110%. Chi è Carmen Padula? È una commercialista da tanti anni, in particolare consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, con una specializzazione che ci dirà lei, e poi nel tempo ha scritto un libro sui bonus fiscali e chiaramente in questo momento è perfetta per poterci insegnare e raccontare come andrà il super bonus appunto 110%. Non so se abbiamo già Carmen in linea con noi, la possiamo ascoltare? Mi dite se ascoltate anche Carmen. Mi sentite? La sentite, la vedete? Datemi conferma Alessio, Roberto. Sì, vediamo Carmen. Ci dicono di sì, Carmen. A te allora la linea audio e video. Intanto vedo che siamo anche su Facebook, dove ci sono le condivisioni. Ah, perfetto. Potete condividere anche tutti voi. A te la parola, Carmen. Perfetto. Allora, Antonio, grazie innanzitutto
Ecco, per aver voluto condividere con me questo webinar, invitandomi, e diamo diciamo delle prime notizie, anche perché, come detto, siamo in attesa della versione ufficiale di questo decreto rilancio, che sono giorni che lo stiamo attendendo. Sembrava quasi che dovesse uscire la notte stessa, in cui la notte del pomeriggio in cui fu annunciato, e invece, diciamo, sono passati già dei giorni. Sembra che debba essere pubblicato oggi, si diceva lunedì, ma in realtà è probabile che passerà ancora qualche giorno. Quindi non sappiamo se è questione di ore o questione di giorni, ma comunque insomma ci siamo. In questi giorni abbiamo sicuramente, diciamo, lavorato un po' tutti noi, gli addetti ai lavori, su queste varie versioni di bozze del decreto. E quindi oggi proviamo a fare un punto della situazione su quelle che sono, diciamo, le principali novità che riguardano questo super bonus del 110% previsto in questo decreto. Quello che, diciamo, ecco, mi faceva piacere dire, noi ci siamo, abbiamo questo interesse comune delle esecuzioni immobiliari, quindi sono molti anni che, diciamo, io ho lavoro presso i tribunali di Napoli e altri tribunali della provincia proprio sulle esecuzioni immobiliari, quindi ho un occhio attento agli immobili. E ovviamente quando nel 2019 sono state introdotte, diciamo, anche, insomma, lo sconto in fattura, quindi nell'ambito del sisma bonus, eco bonus, ovviamente ho cominciato un attimino a interessarmi perché sono stata sollecitata dagli ingegneri, quindi sono stata invitata anche diverse volte, e di questo, diciamo, ringrazio gli ingegneri presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, proprio perché abbiamo provato insieme ad affrontare un po' questi dubbi, perché poi ovviamente ci sono ancora tanti aspetti da chiarire. Qua vi parlo, diciamo, del periodo in cui era iniziato, insomma, si parlava dello sconto in fattura, eccetera. Poi che cosa è accaduto? Diciamo, nel mese di novembre, dicembre, oramai avevano annunciato il bonus facciate, e lo avete visto un po' tutti voi, cioè fondamentalmente è stato abrogato lo sconto in fattura, per cui l'intero è rimasto solo limitato, diciamo, agli interventi, diciamo, importanti di primo livello per quanto riguarda l'efficientamento energetico, per i lavori superiori ai 200.000, quindi fondamentalmente interessava una platea molto ristretta di contribuenti, e quindi tutti hanno iniziato a interessarsi al bonus facciate. Quindi abbiamo atteso le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, quindi la guida fiscale, che poi, diciamo, è stata pubblicata il 14 febbraio sul sito dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il bonus facciate. E ora vediamo, diciamo, queste misure, le vediamo rapidamente, insomma, per fare un punto della situazione. Sto facendo un po' una storia, Antonio, quindi come siamo arrivati ad oggi. E quindi poi che cosa è accaduto? Che dalla guida pubblicata il 14 febbraio, quando oramai già tutti quanti allora eravamo pronti, si stavano iniziando a tenere le riunioni delle assemblee condominiali, quindi per avviare questi lavori, deliberare questi lavori almeno per quanto riguardava il bonus facciate, poi c'è stato il lockdown, quindi si è interrotto di fatto tutto. E quindi adesso, diciamo, stiamo ripartendo, quindi sembra che adesso sia la volta buona, e vediamo questo decreto nello specifico, che ovviamente prevede tutta una serie di incentivi proprio per cercare di risollevare il settore dell'edilizia, perché sapete bene un po' tutti, cioè, l'impatto che il settore dell'edilizia ha sull'economia in Italia, vuol dire posti di lavoro, acquisti, forniture, quindi si rimette tutto un sistema in moto, per cui era opportuno che ci fosse questo incentivo così forte nel settore dell'edilizia. Ed è anche per questo motivo che, diciamo, sicuramente, insomma, è stato detto anche da altri, sicuramente il super bonus del 110% in questo decreto di rilancio è sicuramente una delle misure più interessanti, perché quelle che abbiamo visto, diciamo, nei precedenti decreti sono stati poca cosa. Quindi, se non metteranno altri paletti,
oltre a quelli che già abbiamo visto in questi ultimi giorni, quindi in questa ultima versione di questa bozza, sono stati al volo, diciamo, introdotti degli ulteriori condizioni, degli ulteriori requisiti che hanno limitato, diciamo, l'accesso a questo beneficio. Quindi, se dovesse restare così, continua a essere sicuramente una misura molto interessante. Poi, vabbè, Antonio, io ti ringrazio, tu mi hai presentato insomma, la mia storia, insomma, sono dottore commercialista, lavoro nello studio di famiglia fondato nel 1964 dai miei genitori, per cui insomma, sono la cosiddetta, diciamo, commercialista tradizionale, quindi ho affrontato, mi sono sempre interessata, diciamo, di queste misure di agevolazione per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, quindi il recupero del patrimonio edilizio, però questo ovviamente, queste ultime misure rese così interessanti da queste detrazioni, ovviamente mi hanno spinto a scrivere appunto un libro, proprio perché mi sono resa conto che era opportuno e quindi ecco, Antonio, magari se... Antonio, ma ti colleghi oppure no, vedo la foto. E quindi sarebbe interessante appunto poi... Eccomi qua, Carmen, mi vedi? Esatto, e quindi dicevo un incontro, insomma, altri incontri per tenerci aggiornati su quelle che sono le Allora, novità io del decreto. quello che dicevo molto importante è che al momento noi il decreto ci piace parlare con i fatti e con i numeri certi. Come sempre, chi fa l'immobiliare ha bisogno di mattoni e di certezza. Al momento non abbiamo il decreto. Abbiamo immaginato la settimana prossima, mercoledì, giovedì, per chi veramente vorrà approfondire il tutto, di fare un nuovo incontro successivo. Ma le linee guida tu ce l'hai già indicate, poi credo che tu abbia preparato anche delle slide, no? Sì, ci Sull'argomento. sono delle slide per seguire un po' un po' i vari punti, Guarda, al di là però della diciamo noi parte. lavoriamo sulla bozza del decreto, così Esatto, certo. insomma è meglio. E allora, quindi voglio un attimino attivare dunque, la condivisione, aspetta, dello schermo della prima Alessandra gli dà una mano slide. sicuramente, Esatto. perfetto. Ok, e quindi praticamente Ottimo. ecco qua. Quindi Brava. affrontiamo un attimino, quindi vediamo quali sono queste misure che insomma già ci sono da diversi anni. Quindi l'eco bonus appunto spetta per gli interventi edili proprio lo scopo di migliorare il profilo. Qua mi rivolgo ovviamente, poiché siamo in tanti collegati, quindi oltre agli addetti ai lavori ci sono anche persone che chiedono chiarimenti in questi giorni, insomma tutti noi siamo stati tempestati di domande, di richieste, chiarimenti, ci sono tante situazioni ancora non chiare che ovviamente insomma, necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, non siamo certo noi a poter andarcene per delle interpretazioni, quindi siamo in attesa poi di quelli che saranno i chiarimenti. Però nel frattempo, quindi vediamo l'ecobonus, appunto aspetta per gli interventi edili con lo scopo di migliorare il profilo energetico dell'immobile, quindi ad esempio pensiamo all'installazione del cappotto termico, l'insufflaggio di materiale termoisolante nei muri, l'intervento sulle coperture. E questa, diciamo, è una misura che prevede una detrazione per quanto riguarda le singole unità immobiliari, una detrazione che va dal 50% al 65% e nei condomini dal 50 al 75%, quindi tra poco vediamo perché diventa poi particolarmente interessante quando parliamo poi di super bonus. Lo stesso, diciamo, per quanto riguarda il sisma bonus, vediamo quali erano, diciamo, le detrazioni previste nella misura del sisma bonus. Quindi è una detrazione che spetta per interventi edili finalizzati proprio alla riduzione del rischio sismico di una o più classi, proprio allo scopo di migliorare la sicurezza dell'edificio. E quindi limite, diciamo, di spesa varia a secondo poi del tipo di intervento. Rientriamo, vabbè, poi li vediamo dopo. Comunque, quando parliamo di sisma bonus, diciamo, il limite di spesa è 96.000 euro, però diciamo, cambia per quanto riguarda il discorso se si tratta di unità immobiliari singole unità immobiliari oppure condominio, quindi nelle singole unità immobiliari, quando parliamo di sisma bonus,
si intende l'unità immobiliare comprese anche le pertinenze, anche se autonomamente accatastate, quindi il limite resta comunque di 96.000. Quando invece parliamo di condominio, e quindi questo è l'aspetto interessante del Sisma Bonus, è che le unità immobiliari contano come unità immobiliari anche le pertinenze autonomamente accatastate, quindi ad esempio se in un edificio ci sono 8 appartamenti, 3 box e 2 cantinole, si sommano tutte quante e quindi si moltiplica per 96.000 il numero totale di queste unità immobiliari. Per quanto riguarda il bonus facciate, così diciamo, completiamo la carrellata di questi interventi. Questo, diciamo, è un bonus che, come dicevo prima, era interessante, anche se diciamo, oggi quello che conviene fare, laddove si riesce a mettere mano ad un edificio, questo anche insomma, ascoltando ovviamente, confrontandomi con gli ingegneri. Quindi loro spingono ovviamente molto di più sul Sisma Bonus e quindi degli interventi più incisivi, anche perché servono proprio per mettere in sicurezza il fabbricato e quindi era un peccato mettere mano alle facciate senza mettere in sicurezza il fabbricato, ma questo è ovvio. E chiaramente adesso è diventato tutto più interessante perché vediamo che c'è anche, insomma, ne parleremo, il discorso della cessione del credito d'imposta e anche dello sconto in fattura che rende molto più interessante questi tipi, diciamo, di intervento combinati tra loro. E quando parliamo di bonus facciate, vediamo che questi sono praticamente, intendiamo, il rifacimento di involucri edilizi, ad esempio la tinteggiatura, la pulitura di facciate esterne, così come ecco, diciamo, la detrazione spettante è quella del 90%, però la cosa che distingue il bonus facciate da quelle altre due misure è che non è prevista la cessione del credito e neanche lo sconto in fattura e che comunque diciamo, deve essere ripartito in 10 anni. E invece poi vediamo che ci sono delle deroghe, quindi con questo decreto rilancio sono previste delle deroghe per gli interventi anche sulle facciate, quindi sulla possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura. Quindi lo vediamo dopo. Nel frattempo vado avanti. E quindi arriviamo al nostro super bonus, che è quello che un po' interessa a tutti quanti. Quindi che cos'è? Sicuramente diciamo, lo possiamo definire, abbiamo visto anche, insomma, ci sono diversi articoli dei giorni scorsi del Sole 24 Ore, oramai insomma, ogni giorno ci sono chiarimenti su questo super bonus, è un rafforzamento del Sisma Bonus e dell'Eco Bonus proprio per agevolare la ripresa economica. Quindi, insomma, adesso che stanno riaprendo man mano i cantieri, diventerà sicuramente interessante. Quello che c'è da chiarire, innanzitutto, è che questa misura vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Quindi, io ho visto nei giorni scorsi, noi abbiamo creato, questo non ho sentito se l'hai detto Antonio, noi abbiamo creato un gruppo, abbiamo fondato con alcuni ingegneri, questo gruppo su Facebook, proprio Sisma Bonus, bonus facciate ed Eco Bonus, proprio per confrontarci. Quindi tassativamente è vietato farsi pubblicità, ma semplicemente un gruppo su cui condividere appunto, diciamo, dei dubbi, fornire chiarimenti. Infatti, proprio qualche giorno fa abbiamo fatto un video pregando, oramai siamo arrivati, diciamo, a un numero elevato di iscritti al gruppo, quindi abbiamo pregato, diciamo, i non addetti ai lavori di non lanciarsi in commenti, in risposte laddove non ne abbiano le competenze, proprio perché, diciamo, già abbiamo noi diciamo, ancora tanti dubbi, quindi figuriamoci chi non si occupa di questo, come può dare delle indicazioni, magari perché l'ha letto su internet o ha sentito qualche video su YouTube, magari di qualcuno che non ha neanche le competenze.
Anzi, a questo proposito mi fa piacere segnalarvi, di fare attenzione, quindi quando vi interfacciate con un professionista, accertatevi che sia iscritto a un ordine professionale, a un collegio professionale e quindi che abbia le competenze per darvi effettivamente delle consulenze efficaci, anche perché mi è stato segnalato che anche i negozianti si stanno lanciando nel fare delle promozioni giocando sul discorso del super bonus, della detrazione del 110%, quindi attenzione, prima di avviarvi ad effettuare pagamenti, innanzitutto i pagamenti, ripetiamo, affinché possano godere di questa detrazione devono essere effettuati dal 1 luglio 2020. Quindi se date acconti, fate altro, non va bene. Quindi attenzione, non vi fate trascinare in operazioni che poi potrebbero non essere poi tanto convenienti per voi. Questo, è un chiarimento che mi premeva dare. Quindi il super bonus, dicevamo, riguarda spese sostenute al 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ovviamente ad oggi non sappiamo se sono previste delle proroghe, perché effettivamente questi 18 mesi sembrano tanti, ma in realtà non sono tanti, perché dovete pensare, mentre ripartiranno i condomini, mentre parliamo, della situazione più frequente dei condomini o di interventi da effettuare nei condomini, praticamente si perderanno dei mesi. In questo momento ancora non si possono tenere, le riunioni di condominio, chi si sta organizzando collegandosi da remoto, però non è facile, ovviamente. Quindi le attività delle assemblee condominiali non sono del tutto ripartite, per cui deliberare questi lavori richiede sicuramente dei tempi. Ho partecipato qualche giorno fa a una riunione della Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Sentivo che anche loro, non solo la categoria professionale di noi commercialisti, sta incontrando moltissime difficoltà in questo periodo, ma anche la categoria degli ingegneri. Si è creato una specie di effetto di imbuto per quanto riguarda le pratiche al genio civile, quindi si sono bloccate un poco tante situazioni. Quindi prima che si riparta con i lavori ci vuole ancora un po' di tempo. E quindi la cosa che stavo dicendo, che queste spese devono essere sostenute in questo periodo di tempo, vi volevo sottolineare che non parliamo dell'inizio dei lavori o delle fatture emesse in quest'arco di tempo. Quindi attenzione, questo l'ho visto un po' dalle domande che fate nel nostro gruppo Sisma Bonus, Bonus Facciate ed Ecobonus. Quindi molti chiedono: ma allora devo iniziare i lavori dal 1 luglio? Ma allora i lavori devono poi necessariamente terminare al 31 dicembre 2021? Un altro ha risposto: no, ma quello è l'importante, le fatture. Allora, attenzione, affinché si possa godere delle detrazioni fiscali, quello che vale è la spesa, quindi il giorno, la data in cui viene effettuata la spesa, che è documentata, come sapete, con il bonifico. Ok? Quindi il bonifico fa fede ed è quello che ci dà la data da poi presentare la documentazione al commercialista. Qualche volta mi è capitato qualche cliente che è venuto in studio, quindi io lo vedo un anno dopo, e magari non, insomma, ha fatto da solo, quindi si è seguito la pratica. Quando poi portano allo studio delle carte, dei documenti non completi, ovviamente io in dichiarazione dei redditi non glielo posso andare a indicare tra le spese detraibili, perché c'è la possibilità, ovviamente, di un futuro accertamento, e poi non essendo una somma riconosciuta quale detraibile, perché magari mancano dei requisiti o il pagamento non è stato effettuato correttamente, questo espone il contribuente al rischio di dover restituire le somme all'erario, addirittura maggiorate poi delle sanzioni e degli interessi. Quindi
ebbene, e questo è il consiglio, diciamo, che mi sento di dare a voi tutti, di seguire benissimo la pratica, soprattutto nella fase iniziale, quindi per quanto riguarda i documenti che sono indicati, diciamo, nelle guide che voi trovate dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Perché ad esempio penso, parlando di sisma bonus, penso al discorso dell'asseverazione, c'è chi ha effettuato l'asseverazione dopo aver iniziato i lavori, l'ha presentata, diciamo l'asseverazione tardiva, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che non è ammissibile, per cui non si può beneficiare delle maggiori agevolazioni previste dal sisma bonus quando si è in presenza di un'asseverazione tardiva da parte dell'ingegnere, del tecnico. Quindi, tornando a noi, quindi abbiamo chiarito, si tratta di spese sostenute e quindi provate con il bonifico bancario. Un secondo. Allora, vediamo l'altra slide. Allora, vediamo che cosa si intende per edificio unifamiliare. Allora, vi dico un momento, vi do una lettura, diciamo, di quelli che sono gli interventi previsti, diciamo, cosiddetti portanti. Magari all'edificio unifamiliare ci arriviamo tra poco. Allora, perché questi sono dei punti che mi interessa chiarire: che cosa si intende per abitazione principale e cosa si intende per edifici unifamiliari, perché ho visto anche questo, diciamo, dalle domande che avete posto, insomma, che ne sto leggendo alcune, ho capito che c'è confusione su questo punto, quindi è bene chiarire. Allora, la misura, diciamo, questo decreto rilancio, in questo articolo 128 e poi 128 ter che disciplina, insomma, tutta la parte della cessione del credito e dello sconto in fattura, diciamo, incentiva in particolar modo gli interventi cosiddetti pesanti. Per cui vediamo anche adesso quando è che spetta la maggiore detrazione su altri interventi minori che, presi singolarmente, ve lo chiarisco anche questo, non possono beneficiare della detrazione del 110%. Allora, per quanto riguarda gli interventi, diciamo, antisismici, la detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali, limite di spesa, come ho detto prima, è di 96.000 euro per unità immobiliare e non varia. Poi, che cosa viene chiarito? Quando nel decreto si parla di parti comuni e quindi interventi sulle parti comuni di edifici, questo pure, diciamo, è una cosa che voglio chiarire, cioè si intendono per parti comuni tutte quelle parti necessarie all'uso comune e quindi in particolar modo, proprio pensando, diciamo, al superbonus per come è stato concepito e quindi agli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni, ad esempio, e anche agli interventi antisismici, si pensa ad esempio alla struttura dell'edificio, al suolo su cui è costruito l'immobile, alle fondamenta, i muri, il tetto, il lastrico solare, i pilastri, quindi anche le facciate, quindi non pensiamo al bonus facciate, quindi pensiamo a cosa si intende per parti comuni dell'edificio. E poi anche, diciamo, i sottotetti che presentano le caratteristiche strutturali. E allora vediamo quindi che quali sono i quattro interventi trainanti. Questo è un punto molto delicato che serve a chiarire una serie di dubbi che sono emersi in questi giorni da parte di molte persone, prevalentemente, ma è ovvio, è giusto che sia così, da parte dei non addetti ai lavori, quindi persone che vorrebbero fare questi lavori, però ancora chiedono: devo sostituire gli infissi? Mi ha detto il negoziante che posso acquistarlo con una detrazione del 110%. No, notizia sbagliata. Quindi attenzione, gli interventi
fosse alla base di questo decreto, dell'articolo, questo articolo 128 del decreto rilancio, sono quattro. E quindi solo questi sono ammessi alla maggiore detrazione del 110%. Poi a questi si possono agganciare altri interventi minori che li vediamo tra poco. Cominciamo a vedere quali sono gli interventi, fondamentali per poter usufruire di questa agevolazione. Allora, il primo è l'intervento di isolamento termico delle superfici, eccolo qua, delle superfici opache, verticali o orizzontali, che interessano l'involucro dell'edificio. Qua pure voglio chiarire una cosa: c'è qualcuno che ha chiesto, ma si intende anche superfici oblique, cioè laddove ci sono delle villette con dei tetti, non orizzontali, è da ritenersi che rientrano anche queste superfici in questo tipo di intervento. Quindi parliamo di interventi di isolamento termico che però devono interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Quindi ripetiamo, parliamo di facciate, coperture, cappotto termico, e quindi qui c'è un limite. Quindi in questo decreto, quindi nella misura del super bonus del 110%, è stato inserito un limite per questo tipo di interventi di isolamento termico, ed è un limite di spesa di 60.000 euro proprio per il numero delle unità immobiliari. Per quanto riguarda questo tipo di intervento, quindi gli interventi di efficientamento energetico, è bene chiarire che non valgono per gli immobili adibiti ad attività produttive, quindi solo abitazione, e quindi poi vediamo tra poco. Il secondo intervento trainante è quello, sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione. Quindi fate attenzione, vedete che il decreto parla, almeno per come in questa fase, in cui in questa bozza, parla di parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria, condensazione, pompa di calore, e quindi inclusi anche gli altri impianti ibridi o geotermici, anche se per quanto riguarda i geotermici sono, dei casi circoscritti a determinati tipi di immobili. E quindi, in questo caso, l'articolo 128 del decreto rilancio prevede un limite di spesa di 30.000 euro moltiplicato, quindi, per le unità, per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Qui vi ho voluto sottolineare il discorso: il decreto parla di interventi su parti comuni degli edifici perché alcune domande riguardano, meglio se un unico proprietario di un edificio composto da più unità abitative, ma allora rientro, non rientro, posso usufruire di questa misura? Allora, la risposta è positiva, quindi già rispondo ad alcune delle vostre domande. È positiva perché si intendono parti comuni anche tutte quelle parti dell'edificio, pur anche se composto da più unità abitative appartenenti magari anche ad un unico proprietario, possono definirsi parti comuni condominiali e quindi possono godere di questo tipo di agevolazione. Poi c'è il terzo intervento, che è quello sugli edifici unifamiliari, e quindi dopo torniamo alla slide dove vi faccio vedere bene che cosa si intende per edifici unifamiliari, perché ho visto anche su questo, ci sono state diverse richieste di chiarimenti. E quindi interventi su edifici unifamiliari proprio per la sostituzione, quindi anche qua si parla di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria, di acqua calda sanitaria a pompa e calore, anche qui inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, ed è qui la prima novità molto interessante
di questo decreto, quindi sono rientrati, diciamo, in queste agevolazioni, queste maggiori agevolazioni anche gli impianti fotovoltaici, però sono degli interventi che devono essere effettuati comunque congiuntamente ad uno di questi quattro interventi che abbiamo definito trainanti che vi sto elencando. E quindi il quarto tipo di intervento trainante è quello, come abbiamo visto, appunto, della prevenzione antisismica, e qui il limite è di 96.000 euro, quindi per unità immobiliare. Ora torno alla slide degli edifici unifamiliari per darvi indicazioni, perché c'è qualcuno che ha chiesto: ma allora la detrazione spetta sugli edifici bifamiliari, trifamiliari? Allora, quando parliamo di edifici bifamiliari e trifamiliari, parliamo di parti comuni condominiali, quindi torna quell'altro discorso che vi ho fatto prima. Ma diciamo, su questo il decreto è chiaro, quindi l'articolo 128 è chiaro, quindi parla di interventi su edifici unifamiliari, quindi parliamo di efficientamento energetico, e ci sono, diciamo, al comma 1 sono individuate col punto A, il punto B e il punto C gli interventi di efficientamento energetico. E quindi per edificio unifamiliare si intende una tipologia di costruzione edilizia che ha un ingresso indipendente strutturalmente destinata all'uso abitativo, però attenzione, di un solo nucleo familiare. Quindi è questa la differenza rispetto ad altri. Quindi questo è un tipo di intervento che abbiamo detto, quello sull'edificio unifamiliare, che può godere di questa maggiore detrazione.